Ma non lo so, io oggi ero molto stimolato nell'ultimo allenamento. No, vabbè, perché dipende un po' da tutti, dall'ambiente, ma non credo, cioè, sarebbe un, tra virgolette, un delitto grande, cioè, ma no, perché ci sono tante sfide da giocare, tante partite da giocare, tante cose ancora da conquistare, se saranno da conquistare, quindi indipendentemente che domani magari la partita può andare male, si dice, ah, ormai non è così, il calcio... Almeno io non vedo questo rilassamento così nei miei giocatori, non glielo permetto neanche, quindi se dovesse vedere succedere queste cose qui, il primo responsabile comunque è sempre l'allenatore, perché se non riesci a tenere alta la tensione, noi vogliamo far bene, insomma, al di là di tutti i discorsi, poi come andrà domani, noi vogliamo dare continuità, sono tanti giocatori che devono dimostrare. Prima di tutto l'allenatore, dopo un cambiato così non continuare su questa scia, però questo sarà sempre poi i risultati a dircelo. Questa è conseguente alla domanda che ho fatto prima. I giocatori comunque in questo momento sono tutti coinvolti in questa volata, diciamo, non è che qualcuno molla già. No, 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 al di là di qualche situazione che magari è uscita anche col Bologna, però sono tutti dentro, chi più che meno, chi ha giocato di più, chi meno, chi magari avrà l'opportunità di giocare. Ma quello che dicevo un po' prima anche al Vigo, cioè, qui non si regala niente perché ormai siamo arrivati, allora si pensa a quello che sarà, no, qui si pensa alle partite, giocherà almeno sempre secondo quello che è il pensiero dell'allenatore, quello che vede lui, la squadra migliore, quindi i programmi sono quelli, il programma è preparare la settimana per cercare di vincere la partita della domenica successiva. Quanti non lo so. So che anche lui ha voglia di ritornare al gol, anche perché insomma è stato fuori, ha fatto come 3 gol di fila, 3-4 partite che faceva gol di fila, poi ha avuto la squalifica, quindi Luca ci tiene, non lo so, indipendentemente Toni può fare ancora tanto, è difficile però tirare dire adesso quanto potrà arrivare, però speriamo tanti. L'ultima cosa.